Amici sportivi appassionati di futsal, benvenuti a questo atto conclusivo, a questa finale di Coppa di Lega amatori di calcio a 5. Stiamo per assistere dunque alla sfida che mette in palio dunque il successo di questa manifestazione, e sono pronte a sfidarsi le due squadre che sono arrivate all'ultimo atto, dunque il Ro Team in maglia celeste e il Città di Anzio in maglia bianca, che stanno per entrare in campo adesso per raccogliere il saluto da parte dei sostenitori qui del Palabianchini, degli appassionati che sono arrivati a vedere dunque chi vincerà il trofeo, chi alzerà la coppa. Andiamo uno veloce. Sguardo dunque a entrambi i portieri e si comincia in questo momento, parte dunque la finalissima tra Ro Team e Città di Anzio. Terenzi che ha già rilanciato, non c'è davvero un attimo di tregua, attenzione a questa occasione clamorosa, fallita da Grama da pochi passi sull'invito perfetto di Lungoggi. All'indietro il tentativo da parte di Lungoggi e riparte in contropiede Città di Anzio, Felicini fermato, trattenuto platealmente qui Bulboaga, secondo fallo di squadra per il Città di Anzio. Qui Felicini proprio in maniera assolutamente plateale ha trattenuto la maglia del suo avversario. Ancora Felicini che se ne va da solo, prova questa percussione, fermato proprio sul più bello da Marin. Tutto regolare però secondo i due direttori di gara. Bell'anticipo da parte di Grama, Lungoggi di suola e poi arriva la conclusione con il sinistro da parte di Paduraru. Ottima scelta nuovamente di tempo del portiere del Città di Anzio. Non è finita, attenzione questa azione concitata che ha portato alla fine al vantaggio proprio di Paduraru, che l'aveva sfiorato soltanto qualche secondo prima, che distribuisce nuovamente il pallone al proprio compagno di squadra Roma. È entrato Fascione in campo a dare un po' di peso offensivo alla sua squadra, doppio rimpallo e poi Felicini che ancora una volta dimostra freddezza nei pressi dell'area di porta e brucia sul tempo Marin, beffandolo e cogliendo dunque il pari immediato. Paduraru mette dentro la sfera, Fascione intercetta, poi rifinisce con questo bel lavoro Ceccarelli che prova a calciare in porta. Assolo devastante da parte di Ceccarelli, che è partito come un treno ed è arrivato a destinazione. Paduraru sistema il pallone, lo cede con il piatto destro, sfiora la marcatura del 2-2 Trandafir, poi in estirata Ceccarelli, una cosa molto intelligente da parte sua, si lotta strenuamente a centrocampo, alla fine Paduraru prova a mettere un po' di ordine. Bulboaca che prova a decentrarsi, salvataggio miracoloso da parte di Felicini e la botta a colpo sicuro da parte di Lungoggi, che riesce a trafiggere inesorabilmente Terenzi e a raggiungere dunque sul due pari il Città di Anzio. E dunque si è ritornati nuovamente in parità, Felicini che aveva in precedenza salvato un gol praticamente già fatto, poi alla fine si è dovuto arrendere. Ceccarelli che adesso però può gestire la sfera verso Felicini, preciso il lancio e poi uno schema che porta alla conclusione. Maglio con Ferenczi che prova questa ambiziosa conclusione in porta, nessun problema per il portiere del Città di Anzio che poi riparte come una scheggia in attacco. Adesso si stacca Fascione ed è pronto Ferenczi che caccia direttamente in porta, la deviazione con i piedi stile Garella di Terenzi che devia in fallo laterale. Bulboaca 1-2 che si chiude e con la punta del piede destro va a tanto così dal nuovo vantaggio la Ro Team, sempre con Ferenczi. Felicini, Fascione, non passa il suggerimento di Fascione, dall'altra parte c'è la percussione devastante da parte di Lungoggi che però viene neutralizzata molto bene in maniera efficace da Terenzi. Grama che guarda in avanti, tergiversa tanto prima di calciare e poi c'è la parata plastica di Marin sul destro da parte di Fascione, bravissimo qui Marin in modo tale che possa neutralizzare l'eventuale tiro che però arriva da parte di Paduraru. C'è ancora Ceccarelli che perde questo mismatch, attenzione a Grama che conclude in porta.
trova la deviazione provvidenziale proprio di Roma. Sapientemente Felicini fa scorrere il pallone in fallo laterale. Attenzione ancora a Ceccarelli, lo scarico sul breve e poi la conclusione da parte di Roma, che pesca il jolly dal mazzo da posizione molto angolata. Riesce a far filtrare questo pallone in mezzo a una selva di gambe. Due minuti di speranza per la formazione del Rotim, che adesso prova con questa azione insistita e il guizzo vincente, lo spunto da parte del portiere in movimento. Ha segnato dunque Grama, il capitano, la rete del 3-3 proprio sul finale di partita, quando ormai sembrava tutto fatto per il Città di Anzio. Incredibile, tra due squadre che non si sono risparmiate. Fascione, una serie di rimpalli che non lo favorisce, poi attenzione a Felicini che scucchiaia e manca incredibilmente la rete del 4-3. Manca davvero una manciata di secondi alla fine. Vediamo se il Città di Anzio può avere un'ultima chance ancora con Felicini, che trova però uno strepitoso Marin. E finisce qui, finisce l'incontro 3-3. Dunque ci sarà bisogno dell'ulteriore appendice dei calci di rigore per decretare chi tra Rotim e Città di Anzio alzerà la coppa. Partita davvero molto equilibrata, ben giocata dalle due squadre che si sono date battaglia a viso aperto. Adesso c'è Padurario, dunque inizia il Rotim questa sequenza di tiri dal dischetto. Padurario contro Terenzi, la rincorsa da parte sua, trasformazione impeccabile alla sinistra del portiere Ceccarelli, dunque contro Marin. Fischia direttore di gara e trasformazione anche in questo caso perfetta, fantastica sotto l'incrocio. Adesso è il momento di Ferenczi. Ferenczi che parte e segna centralmente, calcia spiazzando in sostanza il portiere avversario. Maglio contro Marin, deve però posizionare il pallone in maniera corretta, cosa che fa in questo momento. Rincorsa da parte di Maglio, che con il destro sceglie il lato sbagliato e c'è la risposta incredibile da parte del portiere Marin. E adesso c'è un vantaggio importante e considerevole del Rotim, che ha la possibilità adesso con Visan di calciare il rigore. La parata anche in questo caso di Terenzi, possibilità dunque di pareggiare i conti nel caso di marcatura da parte del Città di Anzio. Fascione che riesce a piegare le braccia del portiere Marin. Lungoggi, parte Lungoggi che sbaglia, colpisce l'incrocio dei pali, il pallone che termina sul fondo. Possibilità dunque di mettere la testa avanti, parte Fornito che calcia benissimo e trafigge inesorabilmente Marin questo penalty. Parte Grama, calcia e para e vince dunque il Città di Anzio con questa parata di Terenzi. L'esultanza da parte della formazione in maglia bianca, che alla fine ha prevalso dopo una sfida infinita e può festeggiare dunque la conquista di questo trofeo. Ma vanno comunque anche tutti gli onori anche alla formazione del Rotim, che è uscita battuta e può allora adesso giustamente dar vita a questi festeggiamenti. La squadra in maglia bianca del Città di Anzio che va anche a raccogliere il tributo, l'ovazione del tifo. E dunque con questo risultato il Città di Anzio può dunque festeggiare questo successo, vince contro il Rotim questa finale. Ed è tutto dunque da parte di Enrico Pasquali Coluzzi in voce. Facciamo premiare il capocannoniere che pari dei Felicini con 5 reti. Daniel Chiescuoli, il miglior portiere è Claudio Terenzi del Città di Anzio. Il giocatore è Lungoggi, eccolo qui. Secondi classificati, Rotim.
ritira il premio Capitan Grama, consegna Fabrizio Cuscioli. La famosa Coppa di Lega al Palazzetto dello Sport in Bianchini, consegna il primo cittadino di Latina, Damiano Coletta. Grazie per l'interessante. Grazie raga. Siamo con il sindaco Damiano Coletta al termine di questa bella giornata di sport qui al Palabianchini. Chiediamo subito al sindaco, insomma, questi sono eventi che fanno bene alla nostra città e danno sicuramente lustro, insomma, qual è la sua idea? Sì, soprattutto in un momento come questo, in cui insomma, al solito pensiamo al discorso della pandemia, di quanto poi abbia condizionato il movimento sportivo, soprattutto a livello amatoriale, no? E quindi sono mancate queste occasioni e queste competizioni, che sono competizioni sane, perché poi dopo alla fin fine lo sport non è solo la Serie A e non è solo diciamo, il massimo livello. Quindi mi complimento con chi ha organizzato questo evento, so che è stata una giornata intensa e piano piano insomma ci riprendiamo la vita. Il momento sicuramente è molto delicato, però in ogni caso, come dice lei, questi tipi di iniziative possono dare lustro, possono dare visibilità a una città che comunque dal punto di vista sportivo sta dando sicuramente tanti esempi. Questo è uno, diciamo, dei più eclatanti, però in altri ambiti possiamo anche vedere come stia cercando di rinascere lo sport a Latina. Sì, il compito poi dell'amministrazione è cercare di mettere a disposizione anche un'impiantistica adeguata, e questo sarà l'obiettivo dei prossimi anni, perché sicuramente questo palazzetto è un palazzetto che comincia ad avere i suoi anni. Gli interventi che sono stati fatti di manutenzione, però insomma alla fin fine penso che questa città necessiti di un ulteriore palazzetto, e necessiti poi anche di una possibilità di utilizzo dell'impiantistica che sia, diciamo, più diffuso e più regolamentato. Quindi